ultimi slime, we all. Bentornati nel mio canale. Siamo oggi tornati qui con una nuova reaction. E come potete intuire dal titolo, oggi andiamo ad ascoltare Bitch, il nuovo singolo di Joe Scacchi feat. Rosa Chemical. Premetto che ho molta paura, ma anche molta curiosità per questo pezzo, perché non so bene cosa aspettarmi. E in generale questa coppia non me la sarei aspettata. Però vedremo cosa hanno combinato. Prima di iniziare vi do un paio di informazioni su Joe e su Rosa. Joe è un membro del Wing Clan, un duo romano composto da lui e Tommy Toxic. I due hanno acquistato molta visibilità soprattutto l'anno scorso, anno in cui hanno droppato i loro due primi rispettivi album ufficiali. Joe ha droppato Marketing, mentre Tommy Ghost. Entrambi gli album li reputo tra le migliori uscite dell'anno scorso, anzi vi dirò di più. Ghost di Tommy per me è la OT 2019, mentre Marketing lo metto al secondo posto, ovviamente per gusti personali, perché ho visto anche un sacco di gente che ha preferito Marketing a Ghost. Secondo me anche in questo caso si vede che stiamo parlando di un duo, perché nonostante i due abbiano lavorato su album loro personali, se andiamo poi effettivamente ad unire gli album, secondo me si completano, perché Ghost è un lavoro più introspettivo, infatti Tommy rappresenta più la parte sentimentale o comunque introspettiva del duo, mentre l'album di Joe è composto per lo più da bangers, rappresenta nel duo la parte più hard, quella che a primo ascolto ti colpisce di più. Hanno ricevuto molta visibilità nel 2019 anche perché hanno iniziato ad avere le prime spinte da chi sta più in alto di loro, sto parlando della 126, un'altra realtà di Roma. I due se la fanno nella stessa zona, Trastevere, quindi si conoscevano da tempo e hanno iniziato a collaborare durante l'anno scorso. Infatti in Marketing c'è praticamente come feat mezza 126. Sono molto contento che li stiano spingendo a salire, perché se lo meritano. Sono una tra le realtà più interessanti in Italia al momento e sono tra i pochissimi artisti italiani che mi fanno impazzire. Rosa Chemical invece è un artista torinese, anche lui l'anno scorso ha droppato il suo primo album ufficiale, un EP intitolato Ok Ok, in cui c'è Seo, una traccia con Taxi B che sicuramente gli ha dato molta più visibilità. Ancor più visibilità ha portato la traccia Longneck, sempre feat Taxi B, che l'ha fatto esplodere e gli ha fatto conquistare una grande fetta di pubblico. Lui è uno che agli inizi mi piaceva, in generale FSK ha dato molta visibilità a Rosa, infatti è presente nei featuring di FSK Trapshit nella traccia 4L con Sapo Bulli, che è una traccia che io personalmente l'anno scorso ho pompato parecchio. Dopodiché onestamente mi è iniziato un po' a scadere, sia come personaggio che come artista. Non mi sono piaciuti un paio di singoli che ha cacciato, in generale ha avuto un cambio di wave che personalmente non l'ho gradito. In questa traccia abbiamo Joe, uno degli artisti per i quali impazzisco, e Rosa, che è uno di quelli che ultimamente non mi piace per niente. Ecco perché sono curioso, ma sono anche un po' spaventato. La produzione della traccia è stata affidata a No Label e Nike Ninja. Nike secondo me è uno dei migliori produttori italiani senza alcuna ombra di dubbio. Il pezzo è partito come un singolo di Joe Scacchi prod No Label, poi hanno aggiunto Rosa e Nike perché stava venendo qualcosa di troppo clamoroso e hanno deciso anche di mettere loro in mezzo. Vediamo cosa hanno combinato. Mezzanotte, pezzo appena uscito. Mi ero del puttana, fumando G puttana, faccio una hit puttana, ho 10 B puttana, puttana puttana puttana. Mi ero del cazzo puttana, ho roba a casa, già Scacchi Montana. Fumo roba americana, ti apro la testa con una katana. In tre sul mezzo, non stiamo in calana. Rosa, Phantom, dentro il mio corpo una femmina. Ballo la ficca in tre buchi, ma c'è un cazzo solo. Dice quanti siete, baby, sono solo. Non dire Joe Scacchi, tu non dire Rosa. C'è da dire che Pluggers, l'etichetta del Wing Clan, quando ha annunciato il pezzo, ha anche detto che avrebbero fatto una super commercialata per le radio e per le playlist. Che dire, ci hanno trollati alla grande, perché un ritornello con così tante volte la parola puttana non entrerà mai in nessuna radio, questa è una cosa sicurissima. In generale il pezzo è un bel missile, bello cattivo, super produzione di Nike e No Label, che ricorda anche un po' quella di Sad, io non lo so perché, ma il beat secondo me è molto simile. Ho preferito Joe Scacchi sul beat, ma perché mi piace troppo il suo flow e il suo modo di rappare, ci sono totalmente in fissa. Lo dico? Lo dico. Rosa mi è piaciuto, già il fatto che non abbia usato il solito flow che usa sempre è un gran passo avanti, e devo dire che ha fatto più di quanto mi aspettassi, quindi niente male. Se devo trovare un difetto in questa canzone è il mix. In alcune parti ho la sensazione quasi che il beat si fonda insieme alle voci e ogni tanto non si capisce bene ciò che dicono, specialmente nella strofa di Rosa. Forse mi è piaciuto proprio perché non ho capito tutto ciò che ha detto. Tralasciando questo dettaglio, il pezzo mi è piaciuto abbastanza, rispecchia tanto la wave che ha preso da Sad in poi, quindi anche per Marketing. Magari ci si poteva aspettare un po' di sperimentazione in più, ma secondo me questo pezzo va comunque benissimo. Ci saranno le occasioni per sperimentare, ne sono abbastanza sicuro conoscendo il Wing Clan, che è un gruppo che in quanto sperimentazione si mette sempre alla prova. Tra l'altro Joe Scacchi ha detto su Instagram che durante la quarantena ha reccato un sacco di tracce, quindi chissà, un altro suo album magari è vicino
vicino e magari questo è un estratto, non si sa ancora nulla. Magari uscirà un album con Tommy targato Wu Clan. Sarebbe un sogno per me. Voi cosa ne pensate? Il pezzo vi è piaciuto? Vi aspettavate qualcosa di più? Vi ha sorpreso? Fatemelo sapere con un commento. Nel caso in cui il video vi fosse piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace. Condividete questo video con i vostri amici, soprattutto se tra di loro c'è qualche dormiglione che dorme ancora su Wu Clan, su Joe, su Tommy, su Nike. Insomma, facciamo svegliare un po' tutta Italia su questo gruppo che secondo me merita davvero tanto. Iscrivetevi al canale nel caso in cui non lo foste e noi ci vediamo con un prossimo video. Bella!